Ciao a tutti amici amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e allora vi racconto questa storia. Stavo registrando un altro video su Automobilista 2 quando all'improvviso mi è partito l'aggiornamento del gioco ed era proprio l'aggiornamento 1.5. Lo vediamo qua in basso a destra, quindi un aggiornamento importantissimo per Automobilista 2 perché introduce la nuova fisica che dopo magari proveremo così, anche se ovviamente con il mio volante non è che posso dirvi un granché, non essendo un direct drive, però magari vediamo anche con il mio Logitech se si sentono reali differenze, ma soprattutto viene sbloccato l'Adrenaline Pack, che è uno degli ultimi pacchetti del Season Pass di Automobilista 2, forse probabilmente anche l'ultimo, no, forse deve uscire ancora qualcosina nel corso di quest'anno. Comunque andiamo subito a provare l'Adrenaline Pack che introduce il Rallycross. Come vediamo qua, c'è già qualche screenshot a proposito. Quindi proviamo subito a fare una gara così in velocità. Allora, vediamo se troviamo. Allora, abbiamo una Formula Dirt. Ah, ok, questa qui sono tipo dei kart. Un po' da sterrato, ok, carini, magari dopo li proviamo, però volevo vedere se c'erano proprio le macchine da rally. Allora, qua abbiamo trovato anche il kart cross, anche questi devono essere super divertenti, mi sa che dopo andiamo a provare questi prima di qualsiasi altra cosa. Oh, eccole qui, le RX, quindi le macchine da rally cross, quindi vediamo cosa c'è, una Citroen DS3. Poi c'è una Mini Countryman R60, un Lancer Evo 10 bellissimo e poi una Volkswagen Polo. Ok, quindi ci sono questi quattro modelli qui. Bene, andiamo a provare subito qualcosa allora con queste vetture. Direi di selezionare il Lancer Evo 10. Ok, mettiamo subito le regole predefinite, il preset del Rallycross così non sbagliamo niente. Ok, qua mi ha già messo un tracciato brasiliano. Ok, direi di partire con questo, però mi ha cambiato ancora la macchina. Riselezioniamo il Mitsubishi Lancer Evo 10 e partiamo. Dai, vediamo com'è. Oh, attenzione, eccoci qua, si parte subito tutti in riga. Via. Mamma mia. Però ci vorrebbe ovviamente il cambio sequenziale che devo impostare. Attenzione, questi qua scappano già via. Allora, il volante è molto leggero, mamma mia, come derapano. Attenzione, qua si derapa. Bisognerebbe andare di freno a mano, adesso non mi ricordo su che tasto l'ho messo. Però la guida molto molto divertente, assolutamente. Attenzione, quello lì davanti è andato anche a sbattere. No, beh, ragazzi, molto molto divertente, eh. Sicuramente qualcosa di molto diverso da quello che cui siamo abituati fino a questo momento con Automobilista 2. Qua anche il salto. Adesso non so dirvi se è meglio o peggio di Dirt Rally 2. Chiaramente Dirt Rally 2 incentrato proprio sul rally, quindi non ha un po' di tutto come Automobilista 2, però sicuramente molto molto divertente come modalità. Sicuramente come effettistica Dirt Rally è sicuramente più avanzato.
ovviamente, a parte un po' di polvere, un po' di fumo, non è che ci sono tanti effetti particellari. Da questo punto di vista qua sicuramente Dirt Rally è molto più ovviamente avanzato. Oh, mamma mia, ecco, sono già uscito di strada intanto qua. Attenzione. Se riesco a rientrare. Tanto devo aver fatto il giro Joker, il giro Jolly una volta di troppo. Ok, ho la macchina distrutta praticamente. Ok. Allora, come prima gara non è proprio andata, direi, benissimo. Vediamo come riusciamo a portarcela a casa. No, 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 no. Beh, adesso c'ho lo sterzo completamente andato. Ho steso anche qualche spettatore. Attenzione, nonostante il fuoripista, sono terzo su 6. Vediamo se riusciamo ad arrivare secondi. L'IA mi sembra un po' più scadente a parità di livello di difficoltà rispetto al solito. E intanto qua sbaglio ancora questa curva e investo ancora. Ma però rimango terzo perché ho bloccato tutti quelli dietro. Ecco, le posizioni si sono molto sgranate, direi. I primi se ne sono andati. Ecco qua, quindi ho concluso il mio primo rallycross in terza posizione su 6 vetture e 8 spettatori morti. Quindi direi che poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio per il pubblico soprattutto. Bene, dai, andiamo a provare qualcos'altro comunque. Ok, quindi se la categoria di prima era molto simile al rallycross di Dirt Rally 2, questa qui invece. Questo kart cross è assolutamente una cosa che non ho mai provato in nessun simulatore di guida, quindi sono molto molto curioso di provarli, vediamo come vanno. Attenzione, quindi siamo qua alla partenza con questi kart. Partiamo bene, ma qua non si capisce bene dove si deve andare. Cerchiamo di seguire un po' gli altri. Oddio, ma qua siamo proprio sullo Rouge di Spa. Ho scelto proprio il tracciato di Spa. E qua dove si va? Attenzione. Ah, si deve fare proprio un'inversione brutale così. Mamma mia. Che circuito, ma chissà se esiste sul serio, in teoria sì. Qua quindi asfalto, qua si va sulla terra invece. Allora, direi che questi specie di kart fuori strada assolutamente molto molto divertenti da guidare. Bello il passaggio tra terra e asfalto, assolutamente. Stranissima questa pista così. Ecco, lì ha come nel rallycross con le auto da rally normali, mi sembra decisamente più scarsa rispetto al solito, frenano, si impiantano in mezzo alla pista molto di più, quindi forse questa cosa è un po' da aggiustare. Però molto molto divertenti questi. Ecco, se per il rallycross normale sicuramente Dirt Rally 2 è fatto decisamente meglio, però Automobilista 2, avendo introdotto anche questi kart, queste vetture un po' più così diverse dal solito, assolutamente rende molto più vario questo DLC e anche comunque avere queste piste a metà tra la classica pista
che siamo abituati a conoscere. È comunque una pista sterrata rallycross, assolutamente molto molto divertente. L'IA però è decisamente da rivedere perché qua sto guidando effettivamente da schifo, però sono già secondi e secondi di vantaggio rispetto agli altri. Ok, eccoci qua. Fatta anche questa garetta. Allora, che dire, sicuramente molto molto divertenti questi rally kart. O come si chiama, adesso non mi ricordo più. Insomma, un bel pacchetto diverso dai soliti contenuti di Automobilista 2. Adesso non so se vale l'acquisto, ovviamente, come pacchetto singolo, essendoci comunque Dirt Rally 2 che in VR funziona molto molto bene e che quindi si può acquistare la chiave ad una cifra veramente irrisoria, però sicuramente per chi ha il Season Pass è assolutamente un qualcosa da provare e divertente da utilizzare così una volta ogni tanto un po' per staccare appunto dai soliti contenuti di Automobilista 2. Allora, come ultimissima cosa, ritorno a Spa, questa volta sul circuito normale con la Formula Ultimate Gen 2 per testare un po' con mano anche la nuova fisica per vedere più che altro se anche col mio Logitech G923, quindi un volante molto più entry level rispetto ai classici volanti direct drive, più che classici ai più performanti direct drive che ormai si stanno diffondendo a macchia d'olio anche perché si stanno abbassando decisamente sempre più di prezzo e mi stanno inducendo sinceramente anche a me sempre più in tentazione. Però a parte questo, vediamo quindi anche la nuova fisica proprio testandola con una delle macchine più potenti in gioco in uno dei tracciati assolutamente che mette più sotto stress gli pneumatici e che dovrebbe far trasparire molto bene i dettagli della nuova fisica. E devo dire che assolutamente anche con il Logitech, ragazzi, la differenza rispetto a prima si sente. Devo essere sincero, il modello di guida è sensibilmente diverso rispetto a prima. Si avverte molto di più l'elasticità, diciamo, della gomma. Adesso scusate, ma io non sono assolutamente un esperto di simulatori, quindi non userò proprio i termini tecnici specifici. Ovviamente, Mauri, te saprai soddisfare molto di più il pubblico da questo punto di vista rispetto a me. Però, ragazzi, veramente c'è. Cioè, guidare anche questa Formula Ultimate che dovrebbe rappresentare un po' il modello di Formula 1 dello scorso anno. Mamma mia, come si sentono bene i cordoli però anche col force feedback, anche con Logitech. Sente proprio, si ha proprio la sensazione di avere la gomma sotto, cioè non come in F1 di essere come si dice su un binario. Cioè, è una cosa difficile da spiegare, però chiaramente la gomma non è una ruota di un treno che sta fissa su un punto, ma la gomma si muove e si deforma, soprattutto nelle curve veloci, nei cambi di direzione, nei cordoli. E assolutamente tutte queste sensazioni al volante si percepiscono molto molto di più adesso. Con questa nuova fisica, grande, grandissimo lavoro veramente da parte dei Reza. Veramente molto, molto migliorato il modello di guida, eh? Anche con il mio Logitech.
non siamo ai livelli, secondo me, ancora di Assetto Corsa. Che secondo me, come fisica e guidabilità delle monoposto, rimane ancora migliore. Però ragazzi, con questa update Automobilista 2 si avvicina per... si avvicina proprio pericolosamente al modello di guida di Assetto Corsa, eh. Bene, che dire ragazzi, Automobilista 2 con questa update 1.5 diventa veramente tantissima roba. Come abbiamo visto, sono stati aggiunti contenuti anche un po' diversi dal solito per spezzare insomma la solita routine delle classiche gare su pista, ed è stata introdotta soprattutto una fisica veramente super migliorata, anche con volanti economici come il mio Logitech G923. Si sente tantissimo in positivo la differenza. Quindi ragazzi, se non ce l'avete ancora, correte ad acquistarlo, e se invece già ci giocavate e già lo amavate, vi posso solo dire che con questo update lo amerete ancora di più. Quindi per questo un po' recap, resoconto di questo nuovo aggiornamento 1.5 per Automobilista 2, direi che è tutto dal vostro Alessio Back to VR, e ci vediamo al prossimo video, che così a sensazione secondo me sarà sempre ancora su Automobilista 2. Quindi vi saluto, ciao a tutti.